coltivazione, raccolta, trasformazione, distribuzione e infine le tavole di ristoranti e famiglie. Non c'è nessuno che può sentirsi escluso dalla difficile quanto necessaria lotta contro lo spreco di beni alimentari. A sostenerlo sono i tanti esperti nazionali e internazionali intervenuti alla giornata di studio sul cibo organizzata a Roma da Green Accord e dall'Agenzia regionale del Lazio per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura. I numeri di partenza sono impressionanti a livello mondiale. Oggi come oggi si sprecano più o meno un terzo di tutta la produzione mondiale del cibo, che è una cosa gigante. Stiamo parlando di più o meno 1,3 miliardi di tonnellate ogni anno che vengono sprecate. Questo ovviamente un numero enorme, ma equivale più o meno a tutto l'insieme della produzione del cibo di tutta l'Africa. In termini di danni economici, un impatto negativo attorno ai 400 miliardi di dollari, un fattore che contribuisce non poco alla fame di cui soffrono ancora 800 milioni di persone. Ma in Italia la situazione non è diversa. In Italia complessivamente lo spreco è di circa 5,1 milioni di tonnellate. Il Lazio incide per circa il 10%, quindi stiamo parlando di oltre quasi 800.000 tonnellate di cibo sprecato. Cambiare rotta presuppone un nuovo approccio culturale. Molto positive sono le nuove norme antisprechi approvate dal Parlamento, ma sono solo un primo tassello verso un modello di produzione sostenibile. E noi dobbiamo riuscire a produrre cibo per alimentare tutti quanti e teniamo conto che nel 2050 la popolazione umana raggiungerà i 9 miliardi e li supererà abbondantemente. Quindi dobbiamo riuscire a alimentare tutti, però utilizzando in maniera sostenibile le risorse naturali, l'acqua, l'energia, il suolo, la biodiversità. Se non facciamo questo siamo condannati all'estinzione, per cui è un'utopia che deve essere raggiunta, altrimenti ci condanniamo all'autodistruzione totale. Ma non è solo l'attività di produzione agricola che va ripensata, cruciale è anche la collaborazione con i soggetti economici che si occupano di far arrivare gli alimenti ai consumatori. Naturalmente va coinvolta la grande distribuzione. Noi abbiamo un'idea, l'ho visto in Gran Bretagna, quando i cibi stanno per scadere vengono offerti al 50%, però in maniera molto visibile, molto forte. Quindi dobbiamo chiedere aiuto alla grande distribuzione perché faccia una grande iniziativa segnalando il fatto che il cibo ha ancora 3-4 giorni e a quel punto può essere ridotto il prezzo del 50%. Ci sono misure a volte abbastanza facili per ridurre questo spreco alimentare che vanno un po' dalla filiera alimentare fino al consumatore. Ognuno di noi può fare molto per ridurre questi numeri giganti di spreco alimentare a livello mondiale.